ben ritrovati con una nuova puntata di Volley, la consueta rubrica del venerdì dedicata alla pallavolo. Oggi abbiamo ospiti due rappresentanti della Team Volley Messina che ringraziamo per la collaborazione. Abbiamo il capitano della Team Volley Messina, militante nella Serie C. Buongiorno a tutti. E anche una sua collega, militante nella squadra femminile, Gaia Santa Maria. Dall'altra parte il capitano Riccardo Germanà. Esatto. Iniziamo subito con te, Riccardo. Una bella partita, avete iniziato subito bene, un 3-1 con il Via Grande. Assolutamente sì, è stata una bella partita, molto combattuta. Sono stati tre punti fondamentali che possono dare solo slancio alla squadra. Un ottimo inizio. Questa gara è andata un po' altanelante, avete iniziato iniziando bene, imponendovi sull'avversario, poi c'è stato dei set intermedi e infine avete consolidato il risultato mantenendo il vantaggio che avevate conquistato. Assolutamente sì, è stata una partita diciamo molto combattuta, siamo partiti un po' contratti considerando anche la giovane età di tutta la squadra, considerando anche il fatto che siamo una squadra nuova e ancora non ci conosciamo molto bene, però siamo stati bravi, abbiamo migliorato punto dopo punto per alla fine aver ottenuto la vittoria. Ecco, come hai detto tu, questo gruppo è un mix tra giovani provenienti dal vostro settore giovanile, ma anche da nuovi innesti, molto di esperienza. Come avete amalgamato questi due aspetti nella squadra? Allora, abbiamo amalgamato questi due aspetti, a mio avviso, finora al meglio, anche perché i più grandi stanno cercando in tutto e per tutto a dare una mano ai ragazzi, diciamo, con meno esperienza. Ovviamente questo fa sì che sia durante l'allenamento sia durante la partita il tasso tecnico vada sempre migliorando e si possono avere ottimi risultati. Questi allenamenti come vengono svolti? Diciamo, durante la settimana qual è il modus operandi del vostro team e che viene messo in campo dal vostro allenatore? Allora, ci alleniamo tre volte a settimana e ogni giorno è importante per noi perché avendo diciamo pochi turni di allenamento, ogni singolo minuto, ogni singolo secondo è davvero importante per poter cercare di ottenere sempre di più e migliorare allenamento dopo allenamento per prepararci pure alle partite al meglio. Questo campionato avrete a che fare con tantissime squadre, è un campionato molto agguerrito. La prossima sarà in casa finalmente nella palestra Juvara contro il Santa Teresa. Sarà una partita veramente avvincente. Assolutamente sì, sappiamo benissimo il valore degli avversari, sappiamo benissimo che sono una squadra creata per fare il salto di categoria e quindi dovremmo dare il massimo per ottenere il più possibile, per cercare di portare a casa questi tre punti e per regalare un bello spettacolo pallavolistico. Perché appunto ricordiamo che questa è la vostra prima, il vostro debutto in casa davanti ai vostri tifosi, che sappiamo essere molto importanti. Assolutamente sì, cercheremo di fare il massimo, di dare il massimo, portare a casa questi tre punti anche per invogliare sempre più gente a venire a vederci e a tifarci. Allora, vorrei passare alla tua collega di gioco, possiamo dire, che milita appunto nella squadra femminile. La vostra squadra, al contrario dei vostri compagni uomini, avete avuto un turno di riposo e quindi inizierete proprio questo fine settimana. Sì. Cominceremo diciamo dopo il riposo iniziale che ci ha concesso sicuramente di dedicarci un pochino più alla tecnica durante la scorsa settimana e mentre più al gioco durante questa. Giocheremo contro l'Oliveri, che è una squadra contro cui abbiamo giocato già l'anno scorso in Serie D e quindi già conosciamo, possiamo dire. E siamo comunque molto contenti di cominciare questo campionato. Una nuova esperienza. Ricordiamo che la vostra squadra è stata ripescata proprio qualche settimana fa dalla Serie D, quindi
Sì. È un nuovo inizio per voi. Alcune di noi, e me compresa, hanno avuto qualche piccola esperienza, diciamo, in Serie C con il mister Flavio Ferrara durante il periodo delle giovanili, ma naturalmente adesso ci troviamo ad essere proprio protagoniste, quindi sicuramente è un'esperienza nuova. Per te, come diciamo, il tuo percorso, il tuo curriculum, dove è iniziata questa passione per la pallavolo, quali sono state le tue squadre dall'inizio della tua carriera, come sei arrivata alla team volley? Ok, io ho cominciato nel team volley, ho cominciato a 14 anni, 15 anni, e ho fatto tutte le giovanili lì, poi tra l'altro con molte delle mie attuali compagne di squadra, quindi ci conosciamo da molto. E poi dopo il Covid nel 2021 sono andata in prestito al CUS, ho fatto diciamo la parte finale della stagione con all'epoca Serie D, e appunto ci siamo trovate bene. Poi successivamente sono ritornata al team, dove purtroppo ho avuto un brutto infortunio in torsione al ginocchio, quindi sono stata costretta a saltare due stagioni perché ho fatto due interventi. Però adesso sono assolutamente attiva, carica, ovviosa di tornare a giocare. Appunto questa settimana in cui siete stati fermi, però per il riposo vi ha dato l'opportunità di potervi allenare e di poter prepararvi al meglio dettagliatamente a questa partita appunto con la pallavolo Oliveri. Sì, abbiamo cominciato comunque dedicandoci la scorsa settimana più all'aspetto tecnico, quindi mirato su ogni singolo fondamentale, anche diciamo dedicandoci ai vari ruoli, quindi distinguendo palleggiatori da attaccanti, eccetera. E mentre questa settimana abbiamo più posto l'accento sul gioco, che è assolutamente la squadra titolare, insomma, per consolidare un po' quello che abbiamo fatto fino adesso. Vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori qual è il tuo ruolo? Io sono un opposto, però gioco anche banda in base, diciamo, a quello che credo che sia meglio al momento il mister, quindi sì, un attaccante diciamo in generale. Vogliamo spiegare in cosa consiste il tuo, perché non tutti sono attenti nel mondo della pallavolo, quindi vogliamo spiegare al meglio come. Allora, praticamente l'opposto si occupa, è l'attaccante, diciamo, possiamo dire di punta, quell'attaccante che al quale si richiede che la palla venga messa a terra. Generalmente mancino, ma può essere anche appunto destro come me, mentre la banda è quell'attaccante ricettore, quell'attaccante che sta anche in seconda linea e che è in coppia, quindi ci sono due bande in campo e si occupa appunto di fare difesa, ricezione e naturalmente anche attacco. Tu hai giocato sempre in questo ruolo o... Sì, sì, sempre attaccante, affezionatissima a questo ruolo. La vostra appunto è una squadra giovane, però molto ambiziosa. Quali sono all'inizio del campionato i vostri progetti? Dove volete arrivare? Allora, sicuramente noi appunto abbiamo una media di età di circa 20 anni, forse anche qualcosa di meno, quindi comunque... già il fatto di competere con ragazze, con atlete che hanno probabilmente anche più di una stagione di Serie C alle spalle è sicuramente un'opportunità importante per la crescita. Crescita che non è soltanto tecnica, ma cosa che ci ricorda spesso il nostro mister, deve essere più dedicata anche alla mentalità che si adotta in campo, quindi al gestire la pressione in battuta, gestire gli scambi lunghi e anche a dare sicurezza alla squadra, quindi ecco, è una crescita sotto più punti di vista. Riccardo, con te voglio parlare del tuo ruolo. Tu sei il capitano della squadra, quindi un ruolo fondamentale, molto importante. Come lo interpreti tu e cosa fai per la squadra, per il gruppo? Ma innanzitutto il capitano cerca di creare il gruppo, cerca di unire sempre il gruppo, anche aiutando, diciamo, i nuovi innesti. Consideriamo che io sono un nuovo innesto in società e non è facile sin da subito. Con quest'altra carica che mi hanno dato, ho detto sinceramente, è ancora più difficile. Però metto sempre il massimo per aiutare qualsiasi compagno,
sollevarmi da portavoce per qualsiasi problema che potrebbe nascere con la società, con i compagni. Spero che non ne nascano mai, detto sinceramente. Cerco di far sì che il gruppo sia sempre unito, aiutando ogni singolo elemento. Questo deve fare un capitano, in fin dei conti, tirare la squadra, essere il leader e trascinare tutti insieme per lo stesso obiettivo comune. La palestra Juvara appunto è la vostra casa, dove giocare tutte le vostre partite casalinghe. Cosa vi aspettate dalla tifoseria? Intanto che vengono in numerosi, aspettiamo un tifo molto caloroso che ci incidi punto dopo punto. Noi cercheremo di dare sempre il massimo, cercando di portare la più bella pallavolo possibile per invogliare anche i meno appassionati a venire a vederci. Sì, poi penso anche che soprattutto i ragazzi e le ragazze che fanno parte delle giovanili, vedendo comunque i ragazzi delle Serie C, possano essere ulteriormente motivati, quindi spero vivamente che vengano anche i più giovani. Ecco. Che messaggio vuoi dare appunto ai ragazzi per appassionarsi a questo sport? Fare il percorso che hai fatto anche tu da giovanissimo. Ok, allora sicuramente è uno sport che insegna non soltanto il concetto di squadra, perché quello poi è una cosa che si crea anche in tanti altri sport, però la cosa bella della pallavolo secondo me è che comunque, poi io la rapporto anche all'esperienza che ho avuto al ginocchio naturalmente, ti porta sempre a voler fare meglio sia per la squadra ma anche per una propria soddisfazione. E quindi sicuramente confrontarsi con altri giocatori più forti, come capiterà a noi, è sempre motivo di miglioramento, voglia aumentare la propria voglia di fare. Obiettivi di questo campionato? L'obiettivo di questo campionato intanto è crescere come atleti, crescere come esseri umani e soprattutto, diciamolo, salvarci il prima possibile. Il nostro obiettivo fondamentale è la salvezza. Questo campionato è iniziato da pochissimo, prima giornata, ora questo fine settimana la seconda, ma già vuoi delineare un po' quali sono i pregi e quali sono i difetti, anche se non si dovrebbero dire i difetti per avvantaggiare l'avversario? Ma i pregi: siamo una squadra molto giovane con ampi margini di miglioramento. I difetti preferisco non dirli, soprattutto vedendo la partita che sta arrivando a breve. Una partita veramente una vera partita veramente veramente ostica, che solo dando il meglio di noi stessi ci porterà ad ottenere il risultato. Bene, ringrazio i miei ospiti, Gaia Santamaria, Riccardo Germanà, vi ringrazio per essere stati qui. E ora chiudiamo riepilogando con la Serie C girone B femminile, con la classifica. Amando Volley, ASD Volley 96 e Pallavolo Zafferana a 3 punti, Pallavolo Nino Romano e Golden Volley a Cicatena 2, Pallavolo Liveri, Messina Volley 1 punto e chiudono a 0 punti Team Volley Catania, ASD Liberamente a Cicatena, SSD Unime e Team Volley Messina. Il prossimo turno vedrà la Pallavolo Zafferana contro la Team Volley Catania, l'Amando Volley contro la Golden Volley a Cicatena, Messina Volley, SSD Unime, Pallavolo Oliveri, Team Volley Messina, SD Liberamente a Cicatena, Polisportiva Nino Romano. Riposa per questo turno la SD Volley 96. Passiamo alla Serie C girone B maschile, con in testa a 3 punti Ionica Volley Santa Teresa, Team Volley Messina, Gruppo Sportivo Il Gabbiano, Giarino Image e Volley Gela, mentre a 0 punti seguono Avimec Volley Modica, ASD Volley Agira, ASD Paternò Volley, Sistemi a Divenire Via Grande e chiude sempre a 0 punti Giavi Pedara Volley. Prossimo turno velocemente con la Team Volley Messina, che se la vedrà in casa contro la Ionica Volley Santa Teresa, Giarino Image contro Volley Gela, ASD Paternò Volley contro ASD Volley Agira, Giavi Pedara Volley contro Gruppo Sportivo Il Gabbiano, chiude l'Avimec Volley Modica contro la Sistemia a Divenire Via Grande. Abbiamo finito anche per questa settimana, ringraziamo ancora i nostri ospiti e diamo appuntamento al prossimo venerdì.